5 agosto 1962. Muore a Los Angeles Norma Jean Baker, universalmente nota come Marilyn Monroe. Star del cinema americano, il suo mito comincia a imporsi fin dalla sua prima apparizione al cinema, trasformando presto Marilyn in un'icona sexy, in sogno proibito di intere generazioni. Fra i suoi successi, gli uomini preferiscono le bionde, a qualcuno piace caldo, quando la moglie è in vacanza. Indimenticabile la sua performance al party di compleanno del presidente Kennedy, quando intona con modi seducenti e ammiccanti Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday, Mr. President. Norma Jean Baker, in arte Marilyn Monroe, è stato il sex symbol più importante della storia del cinema e maggiormente riconosciuto a livello internazionale. Ma la sua morte ci riporta a quella che è stata una sua vita travagliata, perché Marilyn Monroe, che è stata protagonista di molti film cosiddetti disimpegnati, in realtà aveva una doppia anima, ha sofferto moltissimo proprio il fatto di essere giudicata una donna oggetto. Sposò prima Joe DiMaggio, un grande atleta del baseball, e poi Arthur Miller, commediografo, drammaturgo, scrittore, proprio per emanciparsi da questa immagine che però fino all'ultimo la perseguiterà, e anche la sua morte in circostanze così misteriose e drammatiche non fanno giustizia, non rendono giustizia a quella che è stata una vita su un doppio binario: da una parte acclamata e amata da tutto il mondo per la sua bellezza, dall'altro il fatto che lei non veniva riconosciuta anzitutto come donna e come persona che avesse un suo ruolo, una sua personalità, una sua cultura, un suo modo di vivere al di là dell'aspetto fisico. Da un film all'altro le sue quotazioni salgono. Da 175 dollari la settimana ora la pagano 700. I suoi capricci e le sue stravaganze diventano un fatto commerciale, un grosso affare. La usano come un oggetto di lusso, poco più di come avevano fatto i fotografi. La guerra è finita da pochi anni. L'America è assetata ad una felicità senza pensieri né problemi. Dopo Giungla d'asfalto, Marilyn viene adoperata per la pubblicità di una Hollywood che vuole rapidamente tornare al prestigio perduto, a creare i nuovi modelli su cui poggeranno i colossali affari dell'industria del cinema. Ma basta uno scandalo, un no a un produttore, qualche foto su un calendario per rimettere in pericolo tutto il suo successo. L'America puritana la condanna. Ma Marilyn reagisce in modo inaspettato, accetta il ruolo che le è stato dato e supera lo scandalo semplicemente ammettendolo. Le sue immagini proibite entrano in ogni casa. E proprio quel personaggio, la donna bellissima che trascina gli uomini e se stessa alla rovina, diventa protagonista del primo film di grande successo di Marilyn, Niagara. Con Niagara nasce il simbolo della donna instabile e passiva, senza radici né carattere. My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.